Dopo la travagliata situazione sul fermo del cantiere durata per diversi mesi con il conseguente rinvio delle date di apertura al pubblico, questa mattina l'assessore Brunori annuncia la ripresa degli interventi e la successiva data di scadenza dei lavori fissata per la fine di giugno. Finalmente ripartono i lavori, mi sento di dire finalmente perché questa è una vicenda complessa che viene dallo scorso anno, nel mezzo c'è stato purtroppo un decesso del titolare e malgrado questo siamo riusciti oggi ad andare a risoluzione del contratto con la vecchia ditta che si doveva ricostituire, ma per problemi di ritardi oggi arriveremo troppo lunghi, per cui continueremo i lavori con una delle ditte che abbiamo all'interno del contratto quadro che è già pronta. Si tratta di lavori, migliorie che appunto avverranno in pochissimo tempo. La nuova ditta appaltatrice avrà il compito di installare le panchine in legno nella parte verde, concludere la passeggiata romantica con una nuova pavimentazione e nuove sedute in marmo e infine la riqualificazione del verde della scarpata fino al ponte ferroviario. Una buona notizia sia per l'intera città, ma anche per l'ANMI, l'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, che potranno di nuovo organizzare le loro iniziative in uno dei luoghi più caratteristici e storici di Fano. Uno degli elementi che sicuramente andrà a caratterizzare questo luogo è la passeggiata qui alle mie spalle, proprio che favorirà l'accesso alle persone con disabilità, ma anche un'illuminazione scenografica che scopriremo proprio in fase inaugurale, che andrà a caratterizzare questo luogo ancora di più rispetto un po' a quelle che sono le versatilità della nostra città. Ci siamo, entro fine giugno vorremmo davvero riconsegnare alla città questo posto straordinario.